sappiate che io tra i miei difetti c'è quello di essere tifoso. Avremo anche un incontro pro Vercelli-Salernitana, che purtroppo all'andata è andata. Ho pregato il presidente andando di là che adesso dobbiamo fare a pari e quindi andare a vincere la Pro Vercelli. Ma da tifoso e da prefetto vi dico che ovviamente il momento del calcio, che è una delle nostre passioni, poterlo vivere in serenità, doverlo vivere con serenità, è una delle prime preoccupazioni. Perché non consentire alle famiglie, non consentire a chi va lì per divertirsi e vivere uno straordinario momento di spettacolo in cui la passione però la fa da padrone. E noi, il sistema e la cultura che ho già trovato qua, mi appartiene per mio modo di essere, avendo io giocato da ragazzino a calcio per poco, per la verità. Poi l'allenatore mi disse: se vuoi studiare, gli allenamenti ci vieni meno, ridammi le scarpette, me le porto via, ma scelsi i libri. Andando non ero molto bravo, ho fatto bene a scegliere i libri. La cultura che noi abbiamo è quella di gestire in sicurezza, ma consentendo alla gente però di divertirsi. Abbiamo un approccio che ho già ritrovato qui nella cultura di queste ore, del collega che ha gestito finora, del colonnello dei Carabinieri, che si fa in sicurezza, ma non abbiamo le tragedie in atto per cui dobbiamo fare repressione. Vi è un tifo caldo, ci sono dei momenti, delle partite un po' più particolari, un po' più simboliche in cui siamo particolarmente attenti, ma tutto è finalizzato non a far vedere quando siamo bravi ad impedire gli eventi, ma quando siamo bravi ad aiutare i tifosi a fare il tifo. E quindi la nostra cultura è quella di essere vicino al tifoso. Ovviamente, come vi dicevo, la violenza che non appartiene al tifoso. Chi viene allo stadio per fare atti violenti non è un tifoso. Alcune volte può scappare e nella passione della partita certe manifestazioni, certe esuberanze fanno parte del tifo. La violenza è altra cosa. Ma ribadisco, le pianificazioni vengono poste in essere e per consentire a tutti gli appassionati di andare, ma per consentire anche ai tifosi di fare il tifo. E anche il tifo organizzato è un diritto. Essere un tifoso organizzato, seguire la propria, è tra i diritti di libertà. Le forme di associazioni, che è un altro valore costituzionale, prevede anche il diritto dei tifosi di organizzarsi. Poi, come sarò vicino e saremo vicino a tutti gli altri, saremo vicino anche ai tifosi, magari andremo nel pullman con i tifosi, io e questore, e andremo con loro a vederci le partite un po' più calde, in maniera tale che andremo a fare un tifo appassionato, come ci vuole per la Salernitana, che deve riprendersi rapidamente. Perché non possiamo stare lì e sono sicuro che il presidente della città faranno tutto quello che è necessario. Ecco, una delle prime richieste che fa il prefetto, risaliamo la classifica. Ma ribadisco, sicurezza nell'ottica di consentire a tutti, compresa la tifoseria organizzata, di andare allo stadio e di viversi in serenità un momento che il calcio è un gioco di passione. E quindi non è il tennis o altri, con rispetto parlando, per altre forme di sport in cui la passione c'è. E quindi noi dovremo mantenere sicuri, ma consentendo alla gente di poter in tranquillità esternare con passionalità quello che è il calcio, perché il calcio è una passione e va vissuta in maniera viscerale, evitando quelle forme di violenza che sono ovviamente inaccettabili. Quindi è già pianificata, è già prevista. E valuterò assieme al questore se andare direttamente o no. È la mia abitudine andarci alle partite, proprio dopo sono anche un po' scaramantico. Scelgo i momenti giusti per provare a portare fortuna, perché poi se ci vai sempre la fortuna non aiuta. E quindi poi conoscerò il presidente, mi farò consigliare su quale partite provare a portare fortuna alla squadra e al territorio, che poi diventa la squadra del cuore. Confesso che sono tifoso del Napoli, questo mi perdonerete, ma in questo momento, dato che non siamo per ora nella stessa serie, posso essere serenamente e felicemente tifoso della Salernitana. Poi, per gli aspetti di sicurezza, ripeto, c'è un questore eccellente, c'è un comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri e c'è soprattutto una sinergia tra di loro straordinaria. Quindi,